sentito a chi è presente e farò in modo che, contando i 20, tolte le forze dell'ordine, farò in modo di essere io primo attore a chiedere per voi un posto letto nella misura in cui ne avete bisogno. Negli altri non mi impegnerò. Quindi a costo di portarvi proprio in un letto immaginario vi ci porto di persona, perché tanto questa città si è capito, che siano idraulici, che siano muratori, che siano poliziotti, che siano carabinieri, che siano giornalisti, che siano casalinghe, che siano impiegati di ogni natura, per loro l'importante è avere un lavoro. Poi quando si ammalano, chi si è visto si è visto, poi vanno a piangere a casa di chi evidentemente li ha depredati dell'unica cosa che può servire a tutti, un ospedale. E mi dispiace, e non ci siamo. Non può essere così. Ho rilasciato un'intervista ieri al buon Paolo De Chiara dove dicevo che la colpa è della gente, lo ribadisco, la colpa è della gente. Se questo accade non può essere colpa del politico, il politico fa il suo interesse. E basta con la storia che voi delegate il politico per interesse pubblico. Fanno assolutamente i loro interessi. Perché succede questo? Perché loro poi alla fine, insomma, qualche problema di salute magari ce l'avranno pure. E grazie al cazzo, con 12.000 euro al mese mica c'hanno il problema di venire al Veneziano. Possono chiedere pure l'elicottero sotto casa, tanto che problema c'ha? Anzi, lo possono pure comprare l'elicottero, perché 12.000 euro al mese per 5 anni, fate voi i conti. Però, attenzione, ma dobbiamo finire pure di colpire il centrodestra per chi non è presente a queste manifestazioni, non sarà mai presente. Il centrodestra foraggia il sistema della sanità privata. L'abbiamo visto da sempre, insomma. Il discorso di apertura verso il Neuromed di Venafro, dico, ne faccio uno per esempio, di Pozzilli, è partito con Michele Iorio. Frattura, dopo la porta aperta da Iorio, ha spalancato la porta e Toma, dopo Frattura, l'ha tolta proprio la porta. E quindi praticamente il nostro 40% di soldi pubblici vanno a finire nella sanità privata. Rispetto a questo, io capisco che quell'apparato non dice niente perché loro sono portavoce di interessi forti, però io vorrei guardare in faccia quelli che dicono che sono contrari a questo. Allora, se questa città, in un argomento così importante, è questa la risposta, è questa la risposta, devi immaginare che questa è una città totalmente vocata al centrodestra. Ma non è vocata al centrodestra, è vocata al suicidio. Perché uno può pure votare centrodestra se gli dice che non gli toglie i servizi all'ospedale, ma se li toglie allora sei un cretino. Non è che puoi votare perché è il candidato tuo cugino, è il candidato tuo figlio, è il candidato tuo fratello, sei un cretino. E vabbè, allora lasciamo perdere, non parliamo di quelli che foraggiano, ma gli altri? L'apparato di centro-sinistra, quello che dice che il primo punto all'ordine del giorno è la difesa della sanità pubblica, dove sta? Io ho provato a fare un po' i conti. Nella scheda del centro-sinistra, se andiamo a vedere 5 liste a sostegno, 5-6 liste, una trentina di candidati per lista, come minimo arriviamo a 150-200 persone. E dove stanno? Dovevano essere loro i candidati, prima di tutto, visto che sono i paladini del cavolo, a essere qui, e insieme a loro tutti i loro familiari. E perché, scusate, uno più uno fa due, io almeno fino a due ci arrivo, a tre mi riesce un po' difficile, ma a due ci arrivo. Non li vedo, a parte qualcuno che ringrazio ovviamente per il coraggio che ci si mette in questa cosa. Mentre lo dico, per fortuna arriva il candidato sindaco del centro-sinistra, ma questo non significa assolutamente niente, perché se il candidato sindaco, come dire, vuole portare avanti questa battaglia, la prima battaglia che deve fare è deve far capire a quelli che stanno con lui che le battaglie non si vincono con le chiacchiere. Non potrà mai vincere il candidato di centro-sinistra se non fa capire a quelli che stanno con lui che la destra va combattuta sul terreno, sul territorio, va combattuta su quel territorio che si vuole fare diverso da quello che fa il centro-destra. Allora se il centro-destra ci toglie l'ospedale, qua ci devono essere tutti e non è che dobbiamo fare l'appello, non si può fare questo. E veniamo a noi. Fatta la nota amministrativa, perché visto che ci troviamo in campagna elettorale andava fatta e come sapete io non sono candidato, quindi posso fare tutte le dichiarazioni che mi pare, fino a prova contraria ovviamente, salvo denunce, ma quello ogni volta che mi arrivano per fortuna le ho sempre rimandate a mittente. Allora veniamo a noi. Toma, che ha smentito subito che questo nosocomio viene smantellato, ha detto che lui non ha fatto altro che applicare il POS, il piano operativo sanitario di Giustini, ok? Però è stato un cretino, e glielo potete pure riferire, perché lui nell'intervista ha detto:
Io ho apportato solo qualche piccola modifica, perché poi il vero post targato Toma sarà il prossimo. Allora scusate, se uno sa leggere, sa leggere. Se uno dice ho apportato delle piccole modifiche, significa che non c'era nessuna legge nazionale che vietava che lui, sostituendo Giustini, potesse apportare modifiche. Allora la domanda è: perché ha apportato solo piccole modifiche e addossi le colpe di quello che c'è scritto a Giustini, se tu lo potevi cambiare tutto? Significa che tu sei perfettamente d'accordo.